Buongiorno e benvenuti nel mio canale. Oggi vedremo una cosa aggiunta non da tanto tempo su YouTube, anche se era usata già da prima. Questo, per esempio, è un video piuttosto lungo, 20 trucchi per editare video con shortcut. Chiaramente un video di questo genere avrebbe bisogno di essere diviso in sezioni o in capitoli, come volete, per poter facilitare i quelli che lo visualizzano per cercare magari il trucco giusto in questo caso. Dunque, lo si può fare adesso utilizzando un sistema semplicissimo di YouTube. Se uno è il proprietario del video, anche di un video già pubblicato, va su Modifica video per aprire YouTube Creator in cui modificare il video stesso. Quindi va su Modifica video. Qui ci sono tutte le. C'è la descrizione del video. Come vedete, per inserire i capitoli basta aggiungere il tempo. In questo caso il tempo, cioè il minuto e i secondi separati dai due punti. Per esempio, a 45 secondi c'è il primo trucco, come aggiungere file alla timeline. A 1 minuto e 28 c'è il secondo trucco e così via. Dopo che uno ha inserito tutti questi capitoli, a cui uno può dare un nome come vuole, nella descrizione del video, uno va su Salva e salva il video stesso. In questo caso, se io lo apro, per esempio, come vedete, andando qua su Mostra Alto, qua ci sono tutti i link. Io se clicco sul primo link mi si aprirà il video esattamente al 45° secondo. In cui ho aggiunto Vedete? diversi video, Se alcune clico magari al immagini e qualche 14° altro audio. link mi si Primo aprirà il trucco che video mi viene al doppiare un 19:42, video, vedete? Se semplicissimo. clicco qua mi si aprirà il video adesso c'è la pubblicità. Comunque il concetto è quello lì, che Si può. se si inseriscono dei tempi in questo modo, con il minuto e il secondo separati dai due punti, questi diventano dei link che creano dei capitoli nel video stesso, che possono essere linkati da chi che possono essere cliccati da chi visualizza il video. Tanto per fare un esempio, io per esempio posso qua aggiungere anche 000, per esempio 0, e questo chiamarlo introduzione. Del video, se io adesso vado su salva, questo 000 diventerà un link. Chiaramente è la parte iniziale del video. Se io adesso lo apro, Diminuire la sincronizzazione di un secondo. se vado su mostra altro, si vedrà che a 000 c'è l'introduzione del video. Qui ci sono tutti i capitoli. Se io Il terzo passo, trucco lo conoscete una cosa bene, quello delle interessante è questa, transizioni. vedete? Qui poi YouTube, dopo un certo periodo, diciamo dopo una mezz'oretta che ha, diciamo così, digerito queste modifiche, crea i vari segmenti. Questo è il primo segmento, introduzione del video, vedete? Come aggiungere file alla timeline. Come usare il pulsante della calamita, vedete, i capitoli vengono aggiunti e quindi questo facilita immensamente la consultazione da parte degli utenti. Questo è il terzo capitolo, come aggiungere delle transizioni. Questo è il quarto capitolo, come aumentare o diminuire il volume. Vedete, tutti i segmenti hanno il loro titolo che è stato inserito direttamente con
qua nella descrizione con il link relativo al minuto e al secondo. L'importante è inserire i minuti e i secondi suddivisi da i due punti, vedete? Quindi questo qua favorisce in maniera incredibile chi visualizza i video quando questi sono suddivisi in capitoli. Chiaramente lo si può fare se il video è particolarmente lungo, se è un video di 3 o 4 minuti, non ha senso suddividerlo in capitoli. Questo non lo so se tutti la sapevano, questa funzionalità di YouTube. Come vedete, è importante anche per visualizzare i vari segmenti. Vengono visualizzati i vari segmenti anche qui nella linea temporale del video nel player, con i nomi che abbiamo dato ai singoli capitoli. È una funzionalità, secondo me, molto importante, che può essere utile sia per gli YouTuber sia anche per chi i video li guarda. E questo è tutto, alla prossima volta.